Inauguriamo l'allestimento del cortile interno di Sant'Angelo Magno attraverso la progettazione di questi spazi che sono avvenuti a cura di un corso di insegnamento della nostra laurea magistrale che è appunto architettura del paesaggio, tenuto dalla professoressa Silvia Lupini che vedete qui a fianco a me. Questo è un esempio un po' della nostra filosofia, della nostra scuola, dove il nostro motto è learning by doing, imparare, insegnare facendo, e dove gli studenti, oltre ad acquisire le conoscenze teoriche, si affianca sempre un percorso anche di tipo progettuale e pratico. Come potete ben vedere, poi ci sono stati diversi tipi di installazione fatte con sicuramente materiale sostenibile, che hanno appunto la qualità di poter essere riutilizzate o smaltite nel tempo secondo i principi dell'ecosostenibilità. Con poche risorse ma altamente creative si possono ottenere una rivitalizzazione di questi spazi, non solo all'interno degli isolati delle abitazioni ma anche all'interno della città. Questo è un esempio appunto pratico di come la scuola intende preparare questi ragazzi, questi giovani, non solo alla professione ma anche a una conoscenza e a una responsabilità del concetto appunto di sostenibilità. Adesso andremo ad approfondire le varie parti dell'allestimento di questo giardino e la professoressa Silvia Lupini ci racconterà quali sono state le modalità di intervento e anche la tipologia di realizzazione che sono state utilizzate. La cosa interessante è che questo spazio è sempre appartenuto alla facoltà, ma era un po' inaccessibile. E noi invece volevamo appropriarcene, perché l'idea era quella di rendere questo spazio esterno parte invece della nostra facoltà. Abbiamo individuato tre temi principali. Uno è il tema dell'attraversare, che vedete all'ingresso. Il tema dello stare, che è questo centrale, lo spazio centrale di questa corte, e il tema del limite. Il limite perché in realtà su questa corte si affacciano due edifici, uno vissuto, pieno di energia, che è quello della facoltà, e uno completamente abbandonato e in decadenza. Per cui il limite affrontava proprio questa necessità di scostarci, tenerci lontani dal fronte pericolante, e gli altri due temi invece quelli dell'occupazione dello spazio. I ragazzi hanno iniziato con approcci diversi e soprattutto hanno cercato di utilizzare materiale biodegradabile o materiale che trovavano nell'area, quindi poco sono andati a cercare o ad acquistare altro materiale, quindi è tutto materiale di riciclo, e hanno generato delle aree che sono adesso hanno tenuto vivo innanzitutto in queste settimane tutti gli studenti che da dentro le finestre li vedevano lavorare, e stanno offrendo questi spazi per chi li vorrà occupare. Allora, noi siamo partiti dalla nostra definizione di paesaggio, raccogliendola in quella che è la parola fotosintesi, elaborando poi le tre fasi della fotosintesi, che sono appunto la percezione, l'elaborazione e la restituzione. Interessante è stato anche osservare come questi quattro alberi formavano, a nostro avviso, un'area già delimitata che, pur non avendo vere e proprie pareti definite, realizzava quella che era una stanza secondaria all'interno di questo chiostro. L'idea di voler quindi scatolare questo perimetro ben delimitato ci ha portato a fare dei ragionamenti sui materiali inevitabilmente,
e abbiamo quindi pensato al materiale più semplice ed intuitivo che si potesse immaginare in questo contesto, che è quello appunto del nastro da cantiere. E altri elementi sempre riguardanti il labirinto, abbiamo cercato di ricreare il volume scatolare che noi percepivamo all'inizio durante i primi sopralluoghi, ricreando appunto una pavimentazione, un perimetro con un ghiaino fino. E una volta entrati, quindi con il suono della ghiaia, del calpestio, si percepisce che si entra in uno spazio che è un po' alieno rispetto a quello che è il contesto. Abbiamo deciso innanzitutto di prendere in considerazione la definizione appunto del labirinto, che secondo la sua etimologia greca è un labirinto unicorsale, ovvero ha un inizio e ha una fine, ha un punto d'ingresso e un punto terminale. Diciamo, all'interno del nostro labirinto invece i punti d'ingresso sono molteplici, c'è una fine che è la parte terminale dove noi appunto troviamo questo tappeto di corde con una nandina, ma al suo interno sono presenti diverse situazioni. Queste situazioni sono descritte sia dagli oggetti come il commutatore di Ugo la Pietra che abbiamo deciso di riproporre all'interno di questo nostro percorso, sia anche dal pattern che andiamo a costruire all'interno del labirinto. Il primo approccio che abbiamo avuto con l'area di progetto ci ha visto analizzare in maniera attenta tutte le sensazioni che il luogo stesso ci poteva dare, fornire. E la prima sicuramente è stata quella che ha visto la concezione dello spazio, perché siamo passati da un luogo molto cupo, dove appunto quattro tigli con una folta chioma lo rendevano molto ristretto, ad uno spazio molto dilatato, uno spazio dove solamente due elementi centrali come i due pini potevano permettere appunto questo senso di verticalità e di dilatazione. Infatti il nostro progetto si chiama Locus Amenus per andare a ricordare questo topos letterarius della classicità, che voleva ricreare un ambiente immerso nella natura, piacevole, ameno appunto, e che potesse accogliere tutti i diversi modi di stare che ognuno di noi può avere. Oltre ai due fulcri è stato importante capire il passaggio da quest'area, che è un'area non interdetta agli studenti, e l'area di progetto, che fino al giorno della realizzazione di questa installazione era appunto interdetta. Partendo appunto dai diversi modi di stare che abbiamo voluto mettere in atto nel nostro progetto, il primo è appunto quello dell'ascolto e dello stare insieme, che abbiamo cercato di interpretare attraverso un cerchio piuttosto ampio che è caratterizzato in parte da una seduta e per il resto delimitato da delle canne di bambù disposte abbastanza distanti fra di loro per comunque creare uno spazio ben definito ma permeabile. E è interessante come l'altezza della seduta riprenda poi l'andamento delle canne, e abbiamo anche posizionato della materia viva, dei fiori che riprendono una colorazione vivace, che sono appunto le viole, la primula, e che riprende il tema dell'ambiente, di questo ambiente. Poi successivamente nel secondo fulcro si viene a creare un altro spazio, uno spazio più riflessivo, che è un elemento composto da una doppia fila di canne molto fitte con un'entrata riservata posta sul lato, in modo tale che comunque si crea una sorta di ambiente chiuso dove comunque il fruitore entra a contatto con la natura e con se stesso, riflettendo. Il meditare è stato creato, diciamo, il metodo di realizzazione è stato molto semplice. Siamo partiti con il tracciare il cerchio, tesando una corda dall'albero e tracciando a terra un percorso fatto di farina, in modo tale da dare la traccia, e dunque così facendo un foro poi per installare le canne. Siamo nell'ultimo ambiente, quello dell'osservazione, dove ognuno di noi può scegliere come e dove osservare. Il tutto viene scandito dal rosso dei sacchi, che sono di nylon, mentre i vasi sono in PVC. Il rosso è il colore che noi abbiamo utilizzato per via delle emozioni e delle sensazioni che ci provoca. Noi usiamo i sacchi e i vasi di plastico. La persona che è seduta su sacchi si
ti senti comfort come a casa. La nostra idea progettuale nasce prima di tutto dalla definizione di paesaggio e dal sopralluogo. Abbiamo iniziato praticamente a buttare giù delle idee. La nostra idea era quella di comunque lavorare in verticale, generando degli spazi che proseguissero su tutta questa fascia e poi l'altra fascia in fondo, quindi questa L, che permettevano al fruitore di poter entrare in diverse stanze e poter appunto affrontare situazioni completamente diverse tra loro. E ci siamo resi conto che andando ad alzare verticalmente una struttura avremmo soltanto costruito, tra virgolette, un nuovo limite. Quindi siamo ripartiti dall'origine e abbiamo iniziato a osservare meglio quello che è il nostro limite, quindi la parete che avevamo davanti. Abbiamo capito che effettivamente ribaltando la parete al suolo non lavoravamo più con un altro limite, ma in realtà il limite che noi andiamo a ribaltare al suolo si andava poi a dissolvere. Lavorando quindi tramite la consistenza del terreno, il colore e il materiale, dove il materiale diventa il protagonista principale dell'installazione e ogni materiale esprime un concetto nuovo. L'idea era quella di fare in modo che il fruitore della nostra mostra si avventurasse in questo limite, quindi abbiamo utilizzato questa griglia che si va a intensificare al ridosso della parete, in modo tale che il fruitore si trovasse in una situazione di pericolo nello scavalcare queste talee e nell'andare poi a riflettere su quello che sono le finestre. Abbiamo utilizzato i materiali mettendoli in gerarchia, quindi siamo partiti dal materiale più pesante per arrivare a quello più leggero. Quindi abbiamo fatto, diciamo, la descrizione oggettiva di ciò che trovavamo nel luogo. Siamo partiti dai massi che troviamo ancora antistanti l'edificio del nostro limite iniziale, per passare a un materiale più leggero che sono i coppi e i frammenti di legno che sempre abbiamo trovato in luogo, per passare ai vetri, perché le finestre che noi abbiamo ribaltato del piano terra comunque avevano tutti i vetri rotti. Dopodiché si passa a una zona di passaggio dove abbiamo la transizione tra un'interpretazione oggettiva e una critica invece soggettiva. La cosa più importante è che in queste due finestre abbiamo anche l'attraversamento. Usiamo due materiali diversi, ghiaia e segatura. È per questo che si passa da una zona oggettiva del luogo a una zona soggettiva. E abbiamo deciso di andare a inserire all'interno delle finestre tutte le sensazioni che questo posto comunque ci trasmettevano, come la mancanza di identità, che è la prima cosa che ci è risaltata subito all'occhio quando abbiamo fatto il sopralluogo, e soprattutto anche la confusione interna. E la mancanza di identità è rappresentata da un manichino, da soltanto il busto del manichino, che non permette di caratterizzarlo, e soprattutto dai due non colori, il bianco e il nero. Dalla confusione interna abbiamo utilizzato un materiale vivo, posto sul fondo, che è una sorta di truciolato che appunto deriva da una materia viva, quindi già si inizia ad intravedere, diciamo, il primo spiraglio di vita che poi porterà un'evasione finale, diciamo, possiamo dire. Quando siamo arrivati all'angolo siamo incontrati nel confronto tra due finestre che rappresentano l'incrocio tra la zona morta e la zona viva. Come materiali morti abbiamo utilizzato la sabbia, mentre come materiali vivi abbiamo usato della corteccia e delle viole che poi ci porteranno sulla zona viva effettiva. Poi nella finestra più grande prosegue questo percorso di ciclo di vita e lo rappresentiamo con una pianta rampicante, l'edera, che sta a significare, a simboleggiare il riappropriarsi degli spazi della natura che l'uomo aveva abbandonato. Nell'ultima finestra abbiamo poi la vera e propria concretizzazione della nostra idea, quindi del passaggio dalla zona morta alla zona viva attraverso appunto la coltivazione. Infatti abbiamo mosso il terreno in modo tale che con il passare del tempo, con l'evoluzione, si avrà una vera e propria fioritura che rappresenta quindi la nostra nascita. Appunto nell'ultima finestra notiamo come la griglia finalmente si rompe
e quindi troviamo questo varco che permette al visitatore di poter evadere dal percorso che ha fatto fino adesso e soprattutto dal limite che è il nostro concetto iniziale, che fin da subito ci ha stimolato per essere rivaltato e infranto.